Dalla sede dell'Ascoli Calcio in corso Vittorio Emanuele, anteprima Ascoli Channel, conduce Alberto Crementi. Buonasera a tutti. Ascoli Channel prende il via questa sera la trasmissione ufficiale dell'Ascoli Calcio. Ascoli Channel è un nome che evoca magari cose che conoscete come Milan Channel, Inter Channel, Juventus Channel. Non è un canale monotematico, è una trasmissione ufficiale che l'Ascoli Calcio regala ai propri tifosi, agli appassionati di calcio di Ascoli, di chi ama il picchio, i colori bianconeri. È una trasmissione ed è una serie di incontri che ruotano intorno al mondo dell'Ascoli Calcio. Come ho detto prima, un regalo che viene fatto appunto agli appassionati, visto che la visibilità della Serie B è quella che è. La visibilità dell'Ascoli Calcio all'interno della Serie B è quella che è, lo sappiamo tutti. Però con Ascoli Channel noi vogliamo aprire una porta per voi su quello che magari sono i desideri che i tifosi hanno sempre espresso e mai visti realizzati. Non tanto vedere e rivedere le immagini che quando andiamo in onda oramai sono immagini di qualche giorno prima, o parlare della partita che arriva dopo, vedere qualche curiosità, capire un po' di più come vivono i giocatori, vedere delle immagini dei giocatori dell'Ascoli Calcio all'interno dello spogliatoio fino a un certo punto, oppure sul pullman, cosa succede durante la settimana, conoscerli da vicino, sapere che cosa fanno al di là del calcio, e fanno anche tante cose belle, ci sono dei progetti che sono stati anche premiati, ne parleremo. E all'interno e questo spazio che viene dedicato all'Ascoli Calcio è grazie anche alla collaborazione della televisione ETV, da dove andiamo in onda. ETV Ascoli è una televisione nuova che si vede probabilmente per molti di voi è la prima volta, questo canale digitale terrestre che entra in casa, questo canale del digitale terrestre, e noi abbiamo la possibilità di offrirlo grazie ai colori bianconeri. Per capire però un po' meglio di che cosa si tratta, come funzionerà la programmazione dedicata all'Ascoli Calcio, abbiamo preparato una scheda video che adesso andiamo subito a vedere. Le immagini della passione in bianco e nero, le interviste esclusive, il filo diretto con il mister, i giocatori e la società. Tutto questo e molto altro è Ascoli Channel, lo spazio televisivo ufficiale dell'Ascoli Calcio, nel palinsesto di ETV. Un modo diverso di raccontarvi e farvi raccontare direttamente dai protagonisti l'avventura della squadra bianconera in Serie B. Un nuovo modo per vedere da vicino e capire meglio il mondo Ascoli, per rafforzare e consolidare il rapporto tra società, squadra e tifosi, grazie alla programmazione nel palinsesto di ETV Marche sul canale 12 e ETV Ascoli sul canale 606. Da dicembre, tutti i martedì, alle ore 21.30 sul canale 12 e alle 22.30 sul canale 606, ci sarà l'appuntamento con Ascoli Channel e il Talk Show, un dibattito in studio con i giocatori, il tecnico e i dirigenti bianconeri per analizzare l'andamento del campionato, tra analisi tattica, contropagelle e approfondimenti, ma anche per conoscere più da vicino i protagonisti con le interviste esclusive dell'altra faccia dei bianconeri e tante altre sorprese come la Marcord. Ascoli Channel Talk Show andrà in onda in replica anche il mercoledì sera alle 21.45 sul canale 606. Tutti i giovedì, invece, sul canale 606, alle 19.45 con la prima parte, alle 20.45 con la seconda parte, ecco Ascoli Channel aspettando la partita. La conferenza stampa, live dal città di Ascoli con il tecnico e alcuni giocatori, per presentare la partita successiva dei bianconeri. Non mancheranno spazi dedicati al settore giovanile e a tutte le iniziative della società in ambito sociale. La trasmissione sarà replicata, sempre sul 606, il giovedì alle 22.30 e il venerdì alle 21. Ma Ascoli Channel non finisce qui. Altre sorprese arriveranno a partire dal prossimo anno. Benissimo, adesso spero abbiate capito come e quando seguirci sul digitale terrestre su ETV Ascoli. Ascoli Channel per la prima puntata non poteva farsi mancare il meglio. E quindi ecco a voi Massimo Silva. Massimo, benvenuto. C'è una sedia che ti aspetta. Grazie. Avete sentito l'applauso? L'applauso non è il pubblico pagante del Duca che l'ultima volta non ha fatto tutti questi grandi applausi. Almeno qui qualche applauso c'è stato. È la squadra che è ospite e che noi ringraziamo per aver voluto
partecipare a questa prima puntata di Ascoli Channel. Oltre a Massimo Silva abbiamo degli ospiti, un ospite particolare, Pierpaolo Piccioni, Petò dei Nerchias. Molti lo conoscono, anzi. Pierpaolo, grazie. Pierpaolo è qui, o Petò come vuoi che ti chiamiamo, col nome d'arte sei forse più conosciuto nel mondo artistico, ma come Pierpaolo agli Ascolani, è qui perché è stato il grande ideatore della, dell'inno dell'Ascoli Cuore Bianconero, che tutti conoscono, che sentiamo allo stadio, che è stato ricantato da tutti i giocatori, che poi rivedremo, avremo anche la possibilità di parlare dei video che sono stati fatti con questi artisti calciatori. Si può dire artisti calciatori, Pierpaolo? Limitatamente, vabbè, poi ci dirai le tue pagelle anche in merito. E poi abbiamo anche ospiti della carta stampata, non potevano mancare oggi, Anna Rita Marini del Corriere Adriatico e Luigi Mancini del Resto del Carlino. Allora, io ho notato che l'applauso è stato molto, molto più scarso per i giornalisti rispetto a quello che avete fatto per Silva. Evidentemente però dobbiamo anche dire ai telespettatori che i giocatori saranno protagonisti anche in un altro modo, perché potranno finalmente dire la loro, per esempio, sulle pagelle che vengono pubblicate il giorno dopo la partita. Faremo le contropagelle. Chi di voi riterrà, visto che siete qui stasera, ma poi chi sarà ospite, riterrà di dover dire qualcosa, o di dire, guarda, quel mio compagno non meritava 6, ma meritava 5, lo può dire. Se il contrario, forse è anche meglio. Però adesso, prima di continuare su questa strada, dobbiamo per forza parlare di chi... che sono i giocatori, coloro che hanno giocato, hanno suonato, hanno ballato, non so cosa avete fatto, vi siete divertiti, avete cantato, perché dopo tanta attesa abbiamo finalmente la sigla di Ascoli Channel con protagonisti, i giocatori dell'Ascoli. Avete visto quanto si sono divertiti e quanto siamo divertiti noi probabilmente a vederli e anche a sentirli. Aspettiamo anche i loro commenti. Però io prima volevo parlare di pagelle con Massimo Silva, perché ne abbiamo parlato prima e credo sia giunto il momento di dare qualche voto a quest'Ascoli. Silva, l'Ascoli che abbiamo quando? Qui davanti. Adesso. Un voto di squadra. Ma di squadra dell'ultima partita oppure... Ma no, le pagelle dei cantanti. Le pagelle dei cantanti, del calcio giocato ne parliamo fra poco, adesso parliamo dei cantanti. Allora, secondo te che sei un... Aspetta, che musica ascolta Massimo Silva? Bah, tutta. Tutta, più italiana o più straniera? Più italiana. Più dell'epoca di Silva o più dell'epoca di Soncini? No, più recente. O ascolta. Dell'epoca di Capezzo. Anni 60 non le posso più sopportare. No. Ah, va bene, allora. Che pure erano gli anni allora ci siamo, della mia allora infanzia. Ci siamo. Quindi non hai un preferito fra questi? Cantano negli spogliatoi, fanno qualcosa di particolare? Sì. Chi è che si distingue? Sì, soprattutto fanno più casino con la musica. Però no, cantano. Pierpaolo Piccioni, Petò, maestro Petò in questo caso. Un nome su tutti che mi deve dare... per poter parlare con qualcuno di questi artisti. È spiacevole la mia figura in questo momento, perché mi trovo a dover dire qualcosa che esula tra l'altro anche dai valori espressi in campo, per cui lì viene sovvertito tutto, cioè uno che magari in campo sta in panchina o sta in tribuna e invece magari si dimostra particolarmente versato. Uno che ha messo... d'accordo me con Massimo Silva, che lo schiera sempre, però secondo me è Maurizio Peccarisi. Benissimo. Maurizio Peccarisi, vuoi accomodarti un attimo qui che vogliamo farti una domandina? Potete anche applaudirlo, poveretto. Oh, finalmente uno un po' più alto di me, di solito. Difficoltà. Questo mi fa capire, è veramente grande. Adesso ho capito perché molti attaccanti quando vanno nell'area dell'Ascoli di colpo cadono. Allora Maurizio, com'è stata l'esperienza da cantante, da artista, non so, da trascinatore? Ma devo dire che per me personalmente è stata un'esperienza nuova, perché non avevo mai passato, diciamo,
dedicato delle giornate a queste attività che poi alla fine sono risultate anche molto belle. Ma che devo dire, io ho visto anche la sigla, devo dire che è stato fatto anche un bel lavoro. È un risultato buono? Sì, a me è piaciuto tanto. Ma questo contribuisce anche a fare il famoso spirito di squadra di spogliatoio? Oppure sono parole buttate là giusto credo, per riempire le righe? No, credo che tutto fa brodo. E tutto aiuta a unire le parti. Il peggiore in campo quando si è trattato di cantare? Non si offende nessuno, dai. Ma un nome su tutti, Giorgio Capece. Abbiamo sentito, lo sapevamo già prima, quindi ti risparmiamo di farci una solo. Va bene, quindi va bene così. Grazie a Maurizio, puoi portare il microfono là, poi lo passa ai giornalisti. Pierpaolo, ti chiedo ancora, maestro Petò, c'è stato qualche aneddoto particolare, qualcosa da ricordare, qualcuno che ti ha fatto particolarmente dire Madonna, questo è proprio, a parte Capece che l'hanno già detto, qualcun altro magari... O qualcuno che voleva, però... Piuttosto c'è una scena che ricordo con piacere. È nel momento in cui dovevamo scegliere la persona che diceva in perfetto dialetto ascolano la parte centrale, chi non porta l'Ascoli non pozza più cacà, e io andavo cercando tra i nostri qui della zona. Purtroppo Conocchioli quel giorno non c'era perché stava a dare un esame universitario, per cui mi rivolgevo dalle parti di Pasqualini, perlomeno... Oppure cercavo qualcuno almeno del centro-sud. Mi si avvicina Andrea Soncin e mi fa: la faccio io. Con questa faccia, la faccio io. E l'ha fatta lui. L'ha fatta lui. Allora gli faccio: ma oh, Cobra, ma tu sei di Milano? La faccio io. E io dico: ma tu non sai chi ne importa là? Tu sicuramente dici non. Ha detto chi ne importa l'Ascoli perfetto come l'avrebbe fatto un ascolano. Sono rimasto molto colpito dalla sua determinazione, che è quella che poi serve in area di rigore alla fine. Se rientra. Però, voglio dire, Massimo Silva da quanti anni vive ad Ascoli? Tanti. Tanti quanti? Faccio 40 anni. Ecco, quindi, novembre 72. E col dialetto come siamo messi? Giorno del terremoto, purtroppo. Ah, proprio quel giorno lì? Sì. Un buon auspicio. Stavo in sede. E col dialetto come siamo messi? Non tanto bene. No, eh? No. La moglie non insegna qualcosa? Capisco abbastanza. Mi piace molto, devo dire, ascoltarlo. Parlarlo è un altro discorso. Visto che siamo oramai avanzati come stato di trasmissione, stiamo un po' scaldandoci, io vi ripeto che questa è l'anteprima di Ascoli Channel. Vi stiamo dando un po' un'informazione dettagliata, grazie anche alla partecipazione della squadra, di quello che sarà in realtà poi Ascoli Channel. Dobbiamo anche dire che si ride e si scherza, però poi si fa anche sul serio, nei limiti della critica e della voglia di confrontarsi. Quando entreranno in campo poi i colleghi della carta stampata o le domande che ci arriveranno magari nel corso della settimana da fare a chi sarà ospite, perché noi pubblicizzeremo il fatto che saranno ospiti dei giocatori o che magari tornerà Massimo Silva, e a quel punto parleremo anche di calcio giocato, di classifiche, di prossimi turni e di tutto quello che naturalmente una trasmissione che si chiama Ascoli Channel non può non avere. Magari oggi, per esempio, parleremo un po' meno di una partita come quella col Vicenza, che fortunatamente non dobbiamo basarci sulle immagini, perché Massimo stavolta c'era ben poco da far vedere, o no? La partita col Vicenza, perché? Se dovevamo far vedere le grandi occasioni o le occasioni particolari, diciamo che sintesi sarebbe stata scarna, o no? No, non sono d'accordo assolutamente. Cominciamo. Secondo me invece sono state delle azioni molto belle, anche meglio di altre partite. Certo, non ci sono state le conclusioni nella porta, non moltissime, però è un dettaglio. Però le azioni per poter fare gol sono state molte. Secondo me è stata anche una partita giocata molto bene sul piano tecnico. Entriamo quindi in medias res, abbiamo adesso la rubrica, e l'avremo sempre, l'analisi tattica.